è molto attiva in questi giorni sui social network. Dopo aver preso parte all'ultima edizione del Grande Fratello VIP, dove non ha ottenuto un ottimo risultato, è ritornata a fare compagnia ai suoi follower di Instagram. Nella mattinata dell'8 aprile è apparsa molto in ansia e preoccupata, dopo aver scoperto una cosa non proprio positiva. Il suo è stato un vero e proprio sfogo, che ha fatto preoccupare i suoi seguaci, i quali sperano sia soltanto un momento negativo. Prima di dirvi che cosa ha annunciato tramite alcune stories, vi riportiamo un'altra sua risposta in merito ad una domanda di un utente. Le è stato chiesto se avesse mai avuto degli attacchi di ansia o di panico e l'ex vipona ha detto, non so se erano attacchi veri e propri, ma credo di sì, facevo fatica a respirare, non riuscivo a dormire, tutte le volte mi succedeva di sera e piangevo senza un motivo. Ha consigliato a tutti di parlare di questi malesseri e di farsi aiutare da uno specialista. Continua dopo la foto, ha rivelato di essersi sottoposta ad alcune analisi ed è emerso qualche valore non nella norma, faccio le storie da qua se mo stamattina non vedo più il buongiorno, perché sono in alto mare. Ho fatto delle analisi generiche e anche quelle della tiroide. Adesso devo cercare un endocrinologo, prenotare la visita. Tra l'altro in questi tempi c'è un po' di attesa, bisogna aspettare un pochino. Dunque, non resta che capire cosa le stia davvero succedendo in questa sua fase. Continua dopo la foto, nei giorni scorsi l'ex Geppina aveva riferito i motivi che l'avevano spinta ad allontanarsi dai social, sono veramente stanca emotivamente. Niente, è da ieri che non sto bene a livello psicologico. Voi lo sapete che io sono una che la mattina parte a bomba. La settimana scorsa vi avevo detto che non era un periodo top e non riuscivo a stare qui sui social. Volevo fare una storia per ringraziare due ragazze che mi hanno mandato una lettera bellissima. Mi sono commossa, grazie, ha aggiunto. Continua dopo la foto, e alcuni giorni prima aveva avuto un altro sfogo, di regola ballo, rido, salto e scherzo. Sono molto provata. Sto cominciando ad accusare il colpo. So che voi credete nei miei superpoteri, ma a volte questi mi abbandonano. Ci sono situazioni gravi e più importanti della mia. Però sono parecchio giù. Fortunatamente ci sono due progetti che sto mandando avanti da sola con le mie forze in un momento particolare e critico. Pubblicato il 8 aprile 2021 alle ore 19:04, modifica il 8 aprile 2021 alle ore 19:04.